Salve da Grobalati, oggi bellissimo piatto, vale a dire ditalini con broccoletti, cime di broccoletti delle macchie con qualche foglia anche tenera. Si preparano in maniera molto veloce, vanno ovviamente prima sbollentati i broccoletti, poi io li tengo anche in acqua in modo di togliere un po' di amarognolo, acqua fredda, e il giorno dopo volendo si possono preparare, ma anche volendo anche lo stesso giorno. Si prepara il tutto in una padella, poi alla fine, vabbè, la pasta io la cucino da parte. Olio extravergine d'oliva, un po' di queste fogliette di pepe essiccato, foglie di pepe, insomma, questa parte qua. Ancora del peperoncino, un po' di aglio, olio extravergine d'oliva. Poi si prepara la pasta, si mette tutto dentro, si aggiunge anche, volendo alla fine, un altro goccio di olio extravergine d'oliva, un po' di pepe macinato se volete, e ci siamo. Un po' di acqua di cottura della pasta per allungare un po' il sugo. Due olive riganate, non guastano mai. Un bicchiere di vino nostro locale. Domani è prevista la festa di Sant'Antonio Abate, quindi il nostro protettore di Grobalati. Fervono già da giorni i preparativi della festa. Domani dovrebbero esibirsi i Teppisti dei Sogni, un gruppo storico anche con belle canzoni. E il giorno dopo la tarantella calabrese con Cosimo Papa Andrea. Quindi due avvenimenti, diciamo, anche abbastanza importanti. Quindi se avete tempo, se volete domani, nel caso vogliate venirci a trovare, ci troverete a Cropalati con questi due avvenimenti, sia nella serata con i Teppisti dei Sogni e poi anche nella fiera di Sant'Antonio che verrà allestita il giorno 17 di gennaio. E poi a seguire la sera con la tarantella calabrese con Cosimo Papa Andrea. Grazie all'attenzione da Michele Expert.